Posto, papere, come stiamo andando? Ieri è stata una bella serata. Sì, sono molto felice. E sono sempre stata una persona abbastanza felice, ma in questo momento molto. Perché sto condividendo con voi tantissimi momenti di divertimento, barra conversazione, barra di istruzione se vuoi. E per quello che mi riguarda, voi siete le persone più belle di tutte le community di TikTok, barra Twitch. Che tra annoiarsi e il nulla scelgo comunque l'idea di annoiarmi. Non credo che mi annoierei, primo perché comunque sono una persona sempre molto curiosa, che si diverte, che trova sempre un modo per divertirsi. Considera che io non credo in nulla dopo, per me dopo la vita è c'è la stessa cosa che c'era prima che tu nascessi. Prima che io nascessi non ho avuto nessun tipo di... non ho sperimentato alcun tipo di realtà prima che io nascessi, perché non avevo una coscienza. E io credo che quando si muore non si sperimenti alcun tipo di realtà. Il tempo, la percezione del tempo sparisce e magari passa miliardi di anni che per te possono essere istanti, per dire, perché... Una volta che tu non hai più la coscienza del cervello che funziona, anche la percezione del tempo si annulla, quindi non sperimenti il niente, quindi tra il niente e la noia scelgo la noia, senza ombra di dubbio. La nicotina è una delle sostanze più stronze che esistano, perché effettivamente è una sostanza che dà dipendenza, ma non è una dipendenza tale da essere visibile a livello corporeo, biologico, cioè quando tu vai in astinenza da alcune sostanze psicotrope, stai male, sudi, hai la salivazione azzerata, la temperatura ti si alza, hai delle crisi, eccetera, eccetera, la nicotina ha un effetto che non è così evidente, ma comunque ha un effetto di fastidio. Dipende cosa intendi per controllo della mente, perché il controllo mentale è più difficile, tanto è più complesso il cervello, la mente che vuoi controllare. Dal momento che la mente umana è il cervello più complesso di tutti i regni animali, il totale controllo mentale è praticamente impossibile. Esistono delle tecniche di ipnosi che possono entrare nel tuo subconscio e permetterti di ricordare cose che avevi dimenticato, o darti degli stimoli, degli impulsi, farti vedere, magari farti sentire o vedere cose che non esistono, o farti fare qualcosa che non esiste, ma tutto entro un certo limite, di conseguenza non è vero e proprio controllo mentale. E comunque l'ipnosi, anche quella, ha un tempo limite, dopo un po' finisce e la persona torna di nuovo in sé. Quindi effettivamente quello che si può considerare un controllo mentale assoluto, totale, non esiste praticamente.
nemmeno con i messaggi subliminali, cioè non esiste, si possono dare degli input, si possono far apprendere informazioni in maniera indiretta, ma il controllo mentale totale umano non esiste. Questa cosa continua a non avere senso, perché votare, abbiamo votato, ragazzi. Ma a soffrire di perdita di memoria a lungo termine, abbiamo votato nel 2018. Il mandato del Parlamento è di 5 anni. Di cosa stiamo parlando? Il popolo non sceglie il governo. I governi tecnici che si susseguono sono delle cose che sono delle situazioni che possono avvenire perché è il Parlamento e il Presidente della Repubblica che, mettendosi insieme, scelgono chi governa. Noi scegliamo solo il Parlamento, se non ci sta bene, facciamo, diventiamo come l'America. Se non ci sta bene, facciamo, diventiamo come l'America, che ha un presidente che è il presidente della Repubblica e del governo, il presidente del Consiglio, fusi in un'unica persona. Noi siamo una democrazia parlamentare, funziona così. Quindi non vuol dire niente votare il governo, decidere votare chi è al governo. Noi non votiamo chi sta al governo, noi votiamo il Parlamento. Allora, io personalmente ero a favore del disegno di legge Zan, secondo me sarebbe potuto essere un buon disegno di legge. Che sarebbe tranquillamente potuto passare per poter aiutare quelle che sono delle categorie di persone comunque che tutt'oggi vengono discriminate in maniera pesante. Ho visto alcune dichiarazioni di alcune persone che esponevano frasi come se Dio ci avesse voluto creare così in un paese laico. O altre persone che dicevano, ma allora a sto punto perché non mettiamo anche i ciccioni in questa legge? Delle argomentazioni povere, misere, che sono un po', non dico proprio lo specchio del paese, però lo specchio di una classe politica vecchia, datata, stagionata, che non dovrebbe più esserci. So che il tuo commento era ovviamente sarcastico, però tu hai rispecchiato quello che è un po' un problema al giorno d'oggi. La nostra classe politica è vecchia, è datata, antiquata, retrograda e assolutamente non più adatta a gestire un paese del 2021. Oggi, perché al giorno d'oggi sembra che bisogna forzare l'idea per la quale siamo tutti identici, altrimenti non ci può essere rispetto reciproco. Cioè, non siamo più dei membri, dei membri degli scimmioni che si dividevano in tribù, che si guardavano l'un l'altro e si dicevano tu simile a me, noi alleati, lui diverso da noi, lui nemico, cioè. Al giorno d'oggi direi che abbiamo l'intelligenza per capire che anche se non siamo ovviamente tutti uguali, si può avere rispetto per gli altri. È normale che nella biologia umana le persone caucasiche saranno diverse dagli asiatici, eccetera, eccetera, ma è un vantaggio evolutivo perché essere diversi, sotto molti aspetti, permette alla specie di sopravvivere a quello che potrebbe essere una minaccia. Se siamo tutti uguali, arriva una minaccia biologica, un virus o un batterio, ci termina tutti, invece la differenza può permettere alla specie di sopravvivere. Tu,
sofferto dolore in ogni cosa. I ricordi sono un argomento tuttora molto complesso e molto studiato dalla scienza stessa. Non si ha ancora la certezza di dove risiedono con precisione i ricordi. C'è chi mette in mezzo l'ippocampo, c'è chi mette in mezzo la corteccia cerebrale. Sicuramente i ricordi, di conseguenza quindi le memorie, nascono e avvengono perché i neuroni, una volta che qualcuno impara o memorizza qualcosa, comunicano tra di loro creando nuovi collegamenti, e questi nuovi collegamenti creano delle strade che formano poi quelli che sono i ricordi. Le memorie sono poi segnali elettrici e chimici che vengono riportati, diciamo, in auge alla mente quando si pensa a quella determinata memoria. Naturalmente i ricordi possono anche svanire, perché se le connessioni neuronali non vengono sfruttate da un po', queste connessioni neuronali si perdono per dar spazio a nuovi ricordi, e quindi noi perdiamo i vecchi ricordi, perché ovviamente la mente deve cercare di farti memorizzare un limone, 10 limoni, 1000 limoni, 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 tre tigri contro tre tigri, sopra la panca la capra campa, sopra la panca la capra crepa, leggere attentamente l'avvertenza, tenere fuori dalla portata dei bambini, in caso di effetti collaterali contattare il medico. L'ipotesi scientifica più plausibile è che miliardi di anni fa, dopo miliardi e miliardi di scontri, di decine, di centinaia di miliardi di molecole, si sia riuscita infine a creare, in seguito a una serie di urti precisi e perfetti, una prima cellula primordiale. Queste molecole, pure a diventare le molecole altre miliardi di volte, per miliardi di anni, hanno infine, sono infine urtate in maniera tale che si è riuscita a formare la prima cellula, con all'interno un primo filamento di DNA primordiale che era in grado di ottenere una energia, una reazione chimica, era in grado di fare una reazione chimica sfruttando la luce solare. Questa cellula a sua volta è stata in grado poi di riprodursi, replicarsi, replicare se stessa, fino ad arrivare al punto in cui, replicandosi e replicandosi, ha dato vita a tutte le forme di vita che si sono differenziate sul pianeta, tra le quali anche i primi batteri e i primi organismi. Quindi questa è l'ipotesi più probabile su come si è creata effettivamente la vita sul nostro pianeta. Ci sono quelli che fanno bella musica, ma ci sono anche quelli che una buona parte fanno musica così. Poi io vengo dalla strada, capita nel quartiere residenziale di Trapani, con la Conad sotto casa, le poste e i genitori che prendono 4.000 euro al mese, e vengo dalla strada, vaffanculo, ma... quello che è assolutamente essenziale, la mente non si ricorda di ogni cosa, perché bisogna che il cervello si ricordi le cose fondamentali. La profezia che si autoavvera non è altro che una profezia che si avvera solo per il fatto di aver detto per l'appunto questa profezia. Io vengo dal ghetto, ma va a cagare, ma quale ghetto? Vieni dall'Extra Cop in provincia di Montecatini Terme. La profezia diventa reale perché è stata detta. Vengo dalla strada, voglio a cagare. Vengo dalla strada, no, vieni dalla PAM. Vengo dall'Ipercop, dalla strada. Vaffanculo, va. Se non fosse stata detta, questa profezia non sarebbe avvenuta. Prendiamo ad esempio come esempio il mito greco per cui Zeus spodestò suo padre Crono, perché Crono cosa aveva fatto? Crono gli era stato profetizzato che uno dei suoi figli l'avrebbe spodestato. Quindi il Crono cosa ha cominciato a fare? Ha cominciato a mangiarsi i suoi figli per evitare che questo accadesse. Poi Zeus è stato salvato ovviamente dalla sua crudeltà e si è ribellato a suo padre spodestandolo. Quindi la profezia secondo la quale Crono sarebbe stato spodestato ha portato a tutta quella serie di avvenimenti per il quale alla fine è stato spodestato veramente. Quindi è la profezia che ha creato l'evento. Il carbone effettivamente ad elevatissime pressioni si può trasformare in diamante, ma questo perché? Semplicemente perché il diamante e il carbone sono entrambi fatti in gran parte semplicemente di carbonio.
L'unica differenza che c'è tra un pezzo di carbone e un pezzo di diamante è come gli atomi di carbonio sono strutturati. Mentre in materiali come la grafite delle matite o il carbone gli atomi di carbonio sono disposti in maniera, diciamo, un po' casuale, un po' caotica, nel diamante sono disposti in reticoli molto precisi, in posizioni molto precise. Chiamano forme allotropiche, sono il nome tra chimico che si usa per definire due materiali completamente diversi, formati però dallo stesso atomo. Come facciamo a sapere che in realtà l'universo non è un unicorno gigante che scorreggia arcobaleni? Quando tu sostieni che la realtà segue una regola, come ad esempio quello che tu mi hai detto, quando tu sostieni che la realtà, in realtà, la vita è una finzione, bisogna che tu hai delle prove in merito a questa affermazione, perché se non hai nessun tipo di prova, allora vale qualsiasi cosa. Allora, perché in realtà, non so, il sistema solare non ruota perché c'è un gigante invisibile, intangibile, che viola tutte le leggi della fisica, che sta facendo così con le mani e sta facendo girare il sistema solare? È lo stesso discorso. Quando una cosa non ha nessun tipo di prova, né logico, né scientifica, né matematica, è molto plausibile che questa cosa non esista. Perché tutto quello che esiste ha comunque un minimo di prove matematico-scientifiche. Se tu non hai nessun tipo di prova, non ha senso neanche porsi la domanda, perché vuol dire che molto probabilmente è solo un pensiero. Un pensiero.